Per noi boccalini è il professor Farnioli del Casalotti al termine della partita. Casalotti-Pisana terminata 0-2. Vi faccio subito una domanda veloce. Intanto, Boccalini, un'impressione sulla partita. Un'impressione sulla partita. Noi credo che siamo una squadra che si sa difendere bene, però concretizziamo anche molto poco, perché noi creiamo le occasioni e poi noi le sfruttiamo al massimo. Secondo me la partita di oggi rispecchia un po' le prime quattro partite, nel senso noi siamo a zero punti, non meritiamo di stare là, però questo è il campionato, sono squadre difficili da affrontare, sappiamo che la Pisana è una squadra difficile da affrontare, l'abbiamo incontrata anche gli scorsi anni, però cerchiamo di fare il nostro meglio, cerchiamo di lavorare già per la prossima settimana. Presidente, invece a lei chiedo dove può secondo lei arrivare questo Casalotti, nonostante la delusione dell'anno scorso, comunque un inizio nonostante le sconfitte abbastanza incoraggiante. Ha detto bene, parla di inizio incoraggiante, certamente non legato ai punti perché siamo a quota zero, però sicuramente su quattro almeno tre ottime prestazioni. Stasera abbiamo giocato contro una squadra che ci ha mandato diverse volte in sofferenza perché pressavano continuamente, poi è innegabile la qualità di alcuni giocatori e soprattutto veramente ben messa in campo, quindi tanti complimenti alla Pisana. Noi abbiamo lo spirito, come dire, della tenacia, della voglia di fare bene fino all'ultimo, di non arrenderci mai, e quindi con questo spirito, con questi valori arriveremo fino alla fine del campionato, sperando chiaramente di poter iniziare a raccogliere punti quanto prima, insomma.